È l'artista che per primo ha dato un'anima alle sue opere. Dei suoi quadri sappiamo molto, della sua vita ben poco, avvolta com'è nella leggenda. Da un accurato lavoro di scavo, Alessandro Masi fa nascere una rigorosa biografia di Giotto, il ragazzo che rivoluzionò la pittura tra 200 e 300, alla vigilia del Rinascimento, e lo fa narrando quella vita come fosse un racconto, ma di storia. Ho consultato più di 1500 fonti per arrivare a quello che non è un romanzo storico, ma è un racconto storico, ossia partendo dai dati oggettivi della verità storica, ho immaginato di collocare Giotto nel suo tempo, cioè farlo vivere nella Firenze, nella Padova, nell'Assisi, nella Napoli del 300, ossia in quell'epoca in cui l'aristocrazia rurale si trasforma in borghesia cittadina. Così entriamo con Giotto nella Basilica di Assisi, nella Cappella degli Scrovegni a Padova, a Roma, Napoli, Firenze, un racconto tanto vivido che sembra risentire l'odore dei colori e delle impalcature. Giotto è importante perché è il padre della prospettiva, è colui che passa dalla pittura tradizionale bizantina dell'icona alla novità della prospettiva. Lo dice Dante nel 12° canto del Purgatorio, quando, facendo riferimento al suo maestro Cimabue, credette Cimabue tenerlo campo e ora Giotto il grido, quindi significa che Giotto ha superato storicamente una lunghissima fase iconografica per portare appunto una novità dal punto di vista pittorico. Emergono i suoi rapporti con il Cimabue, con Dante, di cui fece un ritratto giovanile nel 1302, ma anche il capolavoro realizzato per una famiglia padovana tanto ricca quanto chiacchierata, gli Scrovegni della cappella più blu della storia, miglior interprete di sempre del poverello di Assisi, viveva nell'angoscia di diventare povero e non poter sistemare la numerosa prole.